L'orientamento è un'attitudine personale, oltre che un'attitudine dello studente. E la scuola fa bene a occuparsene, a preoccuparsene, perché è una dote che è importante lasciare ai giovani, no? Ai nostri alunni, che sono anche poi i nostri figli. È la dote di una bussola che non servirà soltanto per scegliere la scuola alla fine del percorso della terza media, ma è una bussola che serve per condursi in modo conveniente in tutta la propria esistenza. La valutazione a livello scolastico è ancora molto empirica e quindi si basa sul buon senso, no, dell'istituzione scolastica e dei suoi rappresentanti che sono gli insegnanti. Possiamo dire che quando questo buon senso è presente e non viene soverchiato dalla burocrazia, allora abbiamo delle buone chance anche di orientare bene i nostri ragazzi. Quando viene il contrario, qualche dubbio invece possiamo averlo. Dobbiamo soprattutto privilegiare l'ascolto perché non dobbiamo essere noi a scegliere al posto di altri che hanno sì tanti anni meno di noi, ma sono dei soggetti, quindi hanno una facoltà come noi, hanno la facoltà di scegliere. Noi questa facoltà la dobbiamo sostenere, non la dobbiamo sostituire. Se dovessimo sostituirci a loro nella scelta, creeremmo dei danni a quella persona, le cui conseguenze sono poco ponderabili. Quindi si tratta di saper ascoltare, ma soprattutto che cosa? La parte didattica deve occupare una porzione di campo sicuramente importante, direi il 50%, perché conoscere le abilità didattiche, no, nello specifico dei nostri alunni è assolutamente importante per poter dire qualcosa sulle loro scelte. Ma oltre a questo occorre sapere ascoltare il modo in cui questo soggetto, questo ragazzo, questa ragazza si muovono nella loro esperienza, cioè se hanno difficoltà o meno, in che cosa riescono a trovare soddisfazione. Io credo che il dialogo sia uno strumento di arricchimento reciproco. L'aspetto difficile è proprio nel riconoscersi come tra scuola e genitori come portatori di questa ricchezza di cui l'altro può in qualche modo avvalersi. Questo scambiare informazioni, questo scambiare sensazioni, questo scambiare punti di vista che si sono potuti osservare sarebbe davvero la parte più ricca dell'orientamento ed è anche la parte più difficile da fare perché in ogni rapporto c'è sempre un rischio di potenziale conflitto. Questo vale a livello macro, no? Ma vale anche a livello delle relazioni personali, per cui i sospetti, le diffidenze, le paranoie e altri aspetti si mettono come ostacolo alla facilità di questo scambio, che davvero sarebbe invece uno scambio molto arricchente, perché il genitore potrebbe aver riconsegnato un'angolatura del proprio figlio che non vede, non può vedere, perché gran parte della vita del figlio avviene fuori dalle mura domestiche, e anche l'insegnante potrebbe aver riconsegnato dei lati del figlio che invece non può vedere perché avvengono fuori. Questo all'interno di una buona programmazione sarebbe l'optimum. Poi io credo che la vita sia fatta anche di imprevisti, per cui non tutto sia programmabile e la sorte anche professionale di molte persone avviene per delle fratture a volte, anziché per delle continuità, a volte anche attraverso delle contrapposizioni con la scuola o addirittura anche con la famiglia. Gli alunni sono anzitutto figli e è una verità lapalissiana che io ho riscoperto dopo molti anni di pratica con la scuola anche a livello di consulenze che mi vengono richieste magari per i casi più difficili, problematici, a volte anche con dei casi legati all'handicap.
E mi sono reso conto che quando avvenivano dei progressi, delle conquiste di cui si poteva andare orgogliosi, la stessa scuola, gli insegnanti, era perché era accaduto una sorta di adozione, no, speciale. Infine poi me ne sono convinto riflettendoci perché i ragazzi con cui si ha a che fare a scuola sono indubbiamente figli. Se non sono figli dell'insegnante, saranno comunque figli di qualcun altro, quindi c'è tutta una convenienza nel trattarli da figli. Trattarli da figli vuol dire che sono i nostri eredi. È vero che noi non lasceremo a questi ragazzi la nostra casa al mare, che lasceremo invece secondo il nostro asse ereditario, però abbiamo una convenienza anche da insegnanti a lasciargli quello che è il nostro patrimonio, la nostra passione.